Ma voi chi dite che io sia? È la domanda posta da Gesù ai suoi discepoli a guidare la riflessione di Papa Francesco all'Angelus. Il pontefice, ricordando la risposta di Simone, che riconosce in Gesù il Messia, ha evidenziato come le parole scaturite dal suo cuore, parole ispirate da Dio, siano per il Signore la conferma che grazie alla fede donata dal Padre c'è un fondamento solido su cui costruire la sua Chiesa. Una comunità nella quale anche oggi, ha evidenziato il Papa, nessuno deve sentirsi inutile. E tutti noi, ha affermato, per quanto piccoli, siamo resi pietre vive dal suo amore e così abbiamo un posto e una missione nella Chiesa. Essa è comunità di vita fatta di tantissime pietre, tutte diverse, che formano un unico edificio nel segno della fraternità e della comunione. Anche con noi oggi Gesù vuole continuare a costruire la sua Chiesa. Questa casa con fondamenta solide, ma dove non mancano le crepe, e che ha continuo bisogno di essere riparata. Sempre, la Chiesa sempre ha bisogno di essere riformata, riparata. Noi certamente non ci sentiamo delle rocce, ma solo delle piccole pietre. Tuttavia, nessuna piccola pietra è inutile. Anzi, nelle mani di Gesù, la più piccola pietra diventa preziosa, perché Lui la raccoglie, la guarda con grande tenerezza, la lavora con il suo spirito e la colloca nel posto giusto che Lui da sempre ha pensato e dove può essere più utile all'intera costruzione. Ognuno di noi è la piccola pietra, ma nelle mani di Gesù fa proprio la costruzione della Chiesa.